Benvenuti e bentornati sul mio canale. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi e di lasciare tanti like e commenti. Oggi volevo mostrarvi una serie di costumi che mi sono arrivati proprio in questi giorni. Partiamo da questo che è quello che già indosso. Guardate qui. Come potete vedere, a vita bassa e col dietro al tanga, così da mettere in evidenza le vostre curve e farvi sentire una modella di Victoria's Secret. A me fa impazzire sia la fantasia che il tessuto. Ovviamente costa un po' più degli altri perché la qualità è più alta, ma fidatevi, ne vale la pena. Fatemi sapere. Giulie, stamattina ho visto la tua diretta. Devo dirti una cosa, sei troppo forte, sei anche fortunata. Cioè, non solo ti regalano le cose, ma ti pagano pure. È iniziato tutto per gioco, lo sai. E poi mi sono ritrovata a fare l'influencer. È una figata, credimi. Ho sempre sognato di diventare famosa e quasi quasi ci sono riuscita. Ed io in qualità di tua amica sono molto orgogliosa di te. Hai tutto! Beh, che se c'è qualcosa che ti manca, che io... E tu non hai. E cosa sarebbe? Sentiamo. Un fidanzato! Eppure sai che tra tutti i miei followers ci sono una marea di ragazzi che mi scrivono dalla mattina alla sera dichiarandosi innamorati di me. Uno mi ha perfino chiesto di sposarlo ed è anche carino. L'hai conosciuto? No, addirittura non mi ha mai risposto ai suoi messaggi. Però chissà, magari un giorno lo farò. Giuseppe, chiama Giulia, la colazione è pronta. Sì. Ma Giulia non è rientrata a casa stanotte. Ma che stai dicendo? Il letto è intatto. Non è possibile! Chiamami i carabinieri. Sì, pronto. Mia figlia, sono il dottor Morano. Mia figlia non è rientrata a casa stanotte. Ma come presto? Dicono che è ancora troppo presto per fare una denuncia. Che magari ha fatto qualche scappatella con un ragazzo. Ma che ragazzo è ragazzo? Giulio non avrebbe fatto mai una cosa del genere. Roberta, chiamiamo Roberta. Magari sono insieme. Roberta, sei con Giulia? L'hai vista? Non è con Giulia. Ma non è normale che Giulia manchi da ieri. Ma che ti posso dire? Non ci sto capendo più nulla. Ma c'è una cosa strana che è successa. Giulia, pochi minuti fa, ho pubblicato una foto su Instagram. Guarda. Giulia non ha mai fatto una foto così. Ho controllato anche il suo ultimo accesso su WhatsApp e si è collegata alle 4 del mattino l'ultima volta. Usciamo, magari qualcuno sa qualcosa. Andiamo. Thank you.
Giulia? No, sono almeno un paio di giorni che non la vedo. È scomparsa. Come è scomparsa? Sì, stanotte non è rientrata a casa, ha pubblicato qualcosa, guarda. Il suo ultimo post. Ma non è da lei fare queste cose. Anzi, quando fa un post alle dirette ci tiene tantissimo ad essere sorridente, a mostrarsi curatissima ai suoi... Ai suoi follower. Ecco, non mi viene il termine. Esatto, se sai qualcosa chiamami immediatamente ovunque tu sia, va bene? Ma hai idea di cosa le può essere successo? Secondo me ha a che fare con questi social, tutto collegato a internet e a questi follower. Questo è quello che penso. Hanno trovato in una campagna il corpo di una ragazza e che potrebbe essere quello di Giulia. Dottore. Maresciallo, come va? Buongiorno dottore, stiamo effettuando i primi rilievi. Sappiamo già chi è la vittima. Stiamo procedendo per la sua identificazione, pensiamo si tratti della ragazza scomparsa alcuni giorni fa. Beh, il medico legale dove? Eccomi dottore, buongiorno. Dai rilievi effettuati è stata uccisa con due colpi d'arma da fuoco all'altezza dell'addome. Insomma, un'efferatezza dettata dall'odio. Comunque saremo più precisi appena faremo l'autopsia. Potrebbe essere mia figlia! Mi lasci! Ispettore, la lasci passare. Lei è la mamma di Giulia? Signora, abbiamo il sospetto che possa essere proprio vostra figlia. Venga, venga.
stava nell'ultimo posto. Dobbiamo dirlo al magistrato. Pronto, dottore. Ho trovato la maglietta di Giulia, quella che stava nell'ultimo posto. Ha detto che è stato pubblicato dal suo assassino nell'ultimo posto dal telefonino di Giulia. Ciao! Finalmente ci vediamo di persona. Aspettami al parco. A proposito, che macchina hai? Oggi il caso di questa ragazza resta ancora irrisolto. Le indagini procedono lente. Si tratta di un processo tortuoso e pieno di enigmi, tutti da risolvere. Ma il dolore è ancora presente nei cuori dei suoi genitori e di chi le voleva bene. In una delle ultime dichiarazioni sua madre afferma: «Mia figlia non sarà una statistica, un numero, una delle tante donne vittime di femminicidio. Voglio che questo caso diventi uno dei casi risolti e che il colpevole sia condannato». Prima di addormentarsi, suo marito, ogni notte, entra nella sua cameretta per colmare l'assenza di una figlia che gli è stata strappata via da qualcuno di cui ancora oggi non si conosce l'identità.